La tecnica di montaggio che chiamiamo overlapping editing consiste in una sovrapposizione temporale. Una o più inquadrature vengono ripetute all'interno della stessa scena, dilatando il tempo del racconto. Nel film di Eisenstein, La corazzata Potëmkin, troviamo uno dei primi e più celebri esempi di overlapping. La scena del marinaio che rompe il piatto in terra viene ripresa da 10 angolazioni diverse. Eisenstein monterà tutte e 10 queste inquadrature in rapida successione. Ogni inquadratura viene a ripetere ciò che era stato mostrato nella precedente, creando per l'appunto una sovrapposizione temporale, del tutto contraria a quell'illusione di fluire continuo del tempo che era il fine del montaggio narrativo. La tecnica opposta all'overlapping editing, e che consiste nel sottrarre inquadrature invece che aggiungerle, è chiamata timelapse. È sempre Eisenstein, nello stesso film, a fornirci un chiaro esempio di questa tecnica. Al termine della celebre sequenza del massacro che si svolge sulla scalinata di Odessa, tre inquadrature ci mostrano frammentariamente un soldato nell'atto di picchiare qualcuno e subito dopo il volto sfigurato di una donna. Noi spettatori siamo chiamati a ricostruire virtualmente l'accaduto. In entrambi questi casi, il regista non sta cercando di chiarire allo spettatore quali siano i rapporti spazio-temporali che collegano le inquadrature. È questo il fine del montaggio narrativo. Ma per esprimere qualcos'altro che va oltre l'azione rappresentata. Nella scena del marinaio, utilizzando una sovrapposizione temporale, Eisenstein vuole sottolineare l'importanza del gesto che porta allo scoppio della rivolta. Così come nella scena della donna aggredita, Eisenstein toglie delle inquadrature per costringere noi spettatori ad immaginare la violenza del soldato. La sequenza della scalinata si chiude con un'altra scena esemplare. La flotta zarista apre il fuoco contro il teatro dell'Opera di Odessa. Eisenstein ci mostra tre inquadrature fisse, ma in rapida successione di tre statue raffiguranti un leone. Nella prima inquadratura il leone dorme, nella seconda lo vediamo alzarsi, nella terza ruggire. Anche questa scena non ha lo scopo di rendere esplicite le connessioni narrative, ma ha un valore metaforico. Il leone simboleggia il popolo che si sveglia e si ribella alle angherie del potere zarista. L'insieme di queste tecniche di montaggio elaborate da Eisenstein e dagli altri registi russi suoi contemporanei vengono definite montaggio espressivo, in opposizione al montaggio narrativo classico. Furono riprese e adottate dai registi successivi. Esempi di montaggio espressivo sono rintracciabili ancora oggi in molti film contemporanei.